Dopo un lungo iter burocratico si può dire che diventa operativa, anche se siamo ancora ai primi passi, la figura dello psicologo di base. Sì, con la firma dei decreti della scorsa settimana diventa operativo quello che è il servizio di psicologia delle cure primarie, un servizio che dall'approvazione della legge lo scorso anno oggi comincia a muovere i primi passi nella vera attuazione di questo decreto stesso. Ora toccherà alle ASP bandire i singoli bandi per reclutare gli psicologi che andranno ad occuparsi del servizio delle cure primarie. All'interno delle singole ASP, quindi delle aziende sanitarie provinciali, la popolazione potrà trovare quegli psicologi che potranno animare quello che è il servizio e potranno accedere attraverso una semplice ricetta fatta dal medico di medicina generale e così poter avere accesso a quello che è il primo grado di cura, che è quello proprio del sostegno psicologico iniziale che si può avere. E l'intento fondamentale è quello di intercettare i bisogni della popolazione, intercettare quei bisogni che altrimenti non potrebbero essere visti se non in una fase successiva di esplosione di una patologia, ad esempio. Molto spesso la frase che si dice è: lo psicologo costa troppo. Se dovessimo invertire il punto di vista, quanto gioca in questa situazione il fatto che gli stipendi molto spesso non siano adeguati e che la società appunto non offra gli strumenti per curarsi? Gli stipendi non sono adeguati a garantire la prestazione a cure private. Purtroppo ad oggi chi vuole avere un sostegno psicologico deve rivolgersi al privato, perché il pubblico non garantisce o non riesce a garantire quella che è la grandissima richiesta di psicologia che c'è al momento. Di conseguenza solamente chi può avere economicamente la facoltà di poter andare da uno psicologo privato potrà prendersi cura di sé, e questo a margine, a mio avviso, è una situazione veramente triste, è una situazione per cui le istituzioni e la politica in generale non riesce a rispondere, perché la cura psicologica è diventata un privilegio e non più un diritto, così come invece dovremmo essere. Viviamo in un'epoca digitale ed anche per ciò che concerne i servizi di psicologia si sono sempre diffuse queste piattaforme digitali. Le piattaforme digitali parlano semplicemente di un'epoca che si evolve, e quindi anche le piattaforme diventano una modalità altra di affrontare e di gestire quella che è la cura psicologica delle persone. Quindi sia in presenza online, è quello che la fa la differenza, è sicuramente il professionista e l'approccio che ogni professionista deve avere.